Il signor Balini, no, Niccolò Balini, tale 989.000 iscritti su YouTube, quindi sicuramente abbastanza conosciuto, è in viaggio in India, dovrebbe essere, se non sbaglio. Pubblicato questo video 19 ore fa, intossicazione alimentare di nuovo. Ma non mangiare, ma mangia cose, non andare lì. Vediamo che cosa succede, vediamo come ci espone questa situazione, insomma. Human Safari. Amici, come state? Spero tutto bene, bentornati qui sul canale per un video extra chiacchiericcio in cui vi volevo raccontare della mia ultima disavventura intestinale. Avete presente quando mi scrivete: ma Nicolò, ma come fai a mangiare tutte quelle cose strane? Come fai ad assaggiare cibi particolari che mi farebbero passare il resto del viaggio sul water? Se io mangiassi quello che mangi tu, starei malissimo. E di solito, quando mi chiedete: ma non stai mai male? Io rispondo di no. Erano solamente due della serie: ehi Nicolò, ma non stai mai male? Tipo, mi sono appena ripreso. Intossicazione 6 anni fa, questo. I casi in cui sono stato male in viaggio dal 2011 ad oggi. Però era da un po' che non andavo in India. Raga, l'India mi ha sconfitto, l'India mi ha distrutto. Nonostante io sia stato attento, esattamente come è successo col telefono, nel momento in cui ho abbassato la guardia, spam! Cioè questo proprio pam, spam. Il mio apparato dice: Madonna, l'ho pagata molto cara. E oggi volevo raccontarvi tutto senza entrare troppo nei dettagli. Quindi cominciamo subito, dopo lo sponsor del video di oggi, che non è né Imodium né Enterogermina. Non sono mai stato a Trinidad e Tobago, però almeno... No, ascolta, aspetta, lo sponsor io direi ce lo saltiamo, non so manco che cosa sia. Penso che inizi da qui. Ma tu che cosa mi stai facendo vedere, Nicolò? Smettila, ti prego. Sullo street food indiano e lasciatemi... No. Asia food. Le mosche. Dire una cosa, non è sempre così, nel senso, tu vedi questi video su TikTok di gente che prepara il cibo mettendosi la roba sotto l'ascella, topi che vanno dentro, quello che taglia la carne con l'unghia del piede, che poi in realtà sta usando un coltello che tiene tra le unghie dei piedi, quindi siamo punto a capo. Non è sempre così l'India, a volte è molto peggio. No, Oscar, non credo di aver visto di peggio, ma mediamente è terribile, ma non a quei livelli. Cioè comunque lo street food indiano è mangiabile, però è anche vero che è molto rischioso. Io ma sinceramente che sono abituato... Ma quella è palesemente ma è un'arancina, ragazzi, ma è una copiata dall'arancina. Ma che cosa vai lì? Ma che vai? Ma vieni in Sicilia a sto punto. Ma chi? Io amo il cibo indiano, è una delle mie cucine preferite. Non capisci un cazzo. Non capisci, basta. Food indiano è mangiabile, però è anche vero che è molto rischioso. Io sinceramente che sono abituato a mangiare tutto di più, mi avete visto mangiare palle di montone nel deserto e fegato crudo di capra in Tanzania con barba scura, solo per citarne un paio. Io temo l'India, l'India è il boss finale. Però in realtà su 3 viaggi questo è l'unico in cui sono stato male. E a sto giro sono partito con l'idea di stare molto attento, perché appena tornato dall'India sarei dovuto ripartire subito per un lungo viaggio in Cina e non potevo permettermi di stare male. Human Safari è praticamente un'azienda a conduzione familiare, siamo io e la Vale, e se quello che filma e che monta i video si ammala è un problema, quindi dovevo stare molto attento. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma seguendo la serie sull'India avete percepito il fatto che io praticamente non ho mangiato, cioè mi sono nutrito solamente delle cose super super sicure. La prima colazione l'ho fatta con un nutellino rubato nella lounge a Fiumicino, con i cracker che ho preso in aereo. Ho mangiato una stupidata in aeroporto, poi ho mangiato il cibo fatto in casa a Bikaner, nel luogo in cui stavo, perché comunque era cibo molto buono, molto sicuro, preparato comunque da una famiglia che rispettava le norme igieniche comunque a cui siamo abituati anche noi, quindi potevo stare tranquillo. Però lo street food l'ho evitato come la peste. Io facevo colazione, cena e poi non mangiavo, perché quando andavo in giro io cercavo dei posti in cui potervi far vedere qualcosa da mangiare, ma vi giuro che non so, magari mi è andata male, magari è leggermente sbagliato come ragionamento, cioè della serie, per uno stomaco che deve riprendersi comunque il digiuno intermittente va benissimo, cioè però deciditi, cioè o fai la colazione o fai la cena. Dai comunque al tuo stomaco e intestino 8 ore o anche più, assolutamente più, di riposo. Ma che dico anche io 8 ore? 16-8, cioè nel senso dai 16 ore di riposo. Cioè il classico digiuno intermittente, ragazzi. 16-8 o 18, com'è? Vabbè, avete capito, sì. Perché già quel tempo di astinenza, diciamo, dal cibo ti fa resettare un po' il tutto. Ok. Ma la mattina con il nutellotto, ma io non lo farei. Ma sai questo? Madonna, ma già solo questo, la glicemia, l'insulina, aiuto.
più preoccupato, però erano proprio rischiosi i posti che ho trovato, e quindi a una certa dicevo, vabbè, sai che c'è, piuttosto che mangiarmi un pacchetto di patatine me ne sono mangiato uno sul treno, sto a digiuno. Avevo troppa paura di stare male, e soprattutto lo street food non ho avuto il coraggio di provarlo, perché comunque si dice sempre che l'India è sporca, l'India è il paese più sporco del mondo. Allora c'è da dire che, basandosi sulla mia esperienza, si può confermare questa cosa, nel senso, erano molto sporchi i posti che ho visto. Lo street food per definizione si trova in strada, e le strade erano proprio la zona più, anzi meno adatta a del cibo. In alcune occasioni vedevo proprio le persone che facevano un mucchietto e davano fuoco alla pattumiera, che poi veniva mangiata dalle mucche. Cioè c'erano proprio le mucche che, per quanto sacre, vivono in condizioni non molto sacre, cioè le vedi proprio abbandonate che vagano per strada mangiando pattume. E quindi tu c'hai lo smog, la polvere, le scracchiate, il pattume che va a fuoco e gli animali che ci ronzano attorno e se lo mangiano. Non è proprio il posto ideale per lo street food. Il posto meno ideale di questo è davanti al tempio dei ratti, perché oltre a tutte queste cose ci sono anche i topi, perché giustamente i ratti non è che stanno solamente nel tempio dei ratti, non sono così religiosi. E dov'è che io ho mangiato street food? Davanti al tempio dei ratti. Ho beccato questi due ragazzi tra le varie persone che a una certa mi hanno detto vieni vieni ti facciamo provare una cosa, e ho iniziato a mettere le mani avanti, ragazzi guardate non me la sento di mangiare, preferirei evitare, sapete che facciamo? Offro il pranzo a tutti, ci facciamo questo bel pranzo, però mangiate voi che siete abituati e non state male. Hanno insistito e ho dovuto provare quella che è la cosa più rischiosa che potevo provare in questo. Che se dici così a un indiano, secondo me quello non accettano soldi, cioè non accettano i soldi quando magari, non so, ti offrono loro la roba e dovrebbero accettare che tu gli paghi il pranzo. No, sono persone molto molto, diciamo, a modo. Sì, per quanto riguarda la morale non si possono dire. Ma che cos'è questo però? Cosa sono ste cose? Questo viaggio, raga, mi vengono un pochino i conati a ripensare a cosa ho mangiato, e se ve lo dico io, questo baracchino talmente piccolo che non c'è neanche la possibilità di metterci un lavandino piccolino per lavarsi ogni tanto le mani, magari anche soltanto un dispenser di amuchina. No, c'erano questi due tipi, un tizio preparava da mangiare, l'altro tipo... Questa specialità consisteva in una specie di conchiglietta di pane riempita di non mi ricordo che cosa, e poi immersa in una spicy water, l'ha definita il tipo. Cosa vuol dire spicy water? Cosa vuol dire? Acqua piccante, letteralmente, però che cosa ci può essere? Ci può essere di tutto? Spicy water, non vuol dire niente. Spicy water, sembrava acqua di fogna. E il tizio pucciava questa cosa dentro all'acqua verde con le mani. Cioè tutta la preparazione veniva con le mani. Questa non è una cosa strana, questa è una cosa molto comune. Perché anche sul treno mi è capitato di vedere un tizio che preparava da mangiare tutto con le mani, mixando gli ingredienti. Io personalmente non sono pronto a tutto questo. Cioè per me... è troppo. Per loro no, infatti mangiavano di gusto e mi dicevano dai prova. Ragazzi, mi sono fatto convincere. Mamma. E l'ho assaggiato. Vi dirò, non era neanche tanto male. Se non avessi visto la preparazione è stato tosto. Forse però il mio stomaco stava guardando dall'altra parte, perché stranamente non è questa la cosa che mi ha fatto stare male. O magari visto che dopo è successo tutto il fatto del telefono, c'avevo talmente tanta adrenalina in corpo che non lo so, l'abbiamo superata. Ma quindi questa intossicazione alimentare da cosa è stata causata? Come vi dicevo, ho abbassato la guardia. Dopo la disavventura in treno, lì ho mangiato per cena un gelato e durante la notte mi sono mangiato un pacchetto di patatine. Basta, perché anche lì avevo paura di stare male. Ho detto, ma se sto male sul treno, ma cosa faccio? Vabbè che avevo la ventola di fianco alla testa che dava sui bagni, però era un po' poco pratica. Anche lì ho quasi digiunato. Poi però sono arrivato a Delhi. Mi aspettava un hotel di una catena internazionale, comunque un bello hotel vicino all'aeroporto. Dovevo chiudermi in stanza a lavorare e avevo pianificato di fare giusto la colazione. Però io sono arrivato molto presto. Mi sono fatto un bel chai con i biscotti a scrocco. Dopodiché mi hanno dato la stanza tipo alle 10:30 del mattino, prestissimo. E ho scoperto che incluso nella prenotazione c'era l'accesso ad una lounge, tipo quelle degli aeroporti. Sono andato e mi sono sparato anche lì un bel chai con i biscotti. Tipo mi fa, torna dopo che c'è l'happy hour. Io non sono molto tipo da happy hour, però sono tipo da cena. Se posso andare lì, mangiare due robe e poi tornare a lavorare, visto che era tutto sul mio stesso piano, direi che ci sta. Quindi sono andato a fare un salto. E di queste cose non ho video perché mi avevano ciulato il telefono e non avevo pianificato di fare un video perché non mi aspettavo di stare male. Ho trovato un buffet di cibo indiano molto buono, che però essendo in un hotel immaginavo fosse sicuro. Tra le varie cose c'era il chicken tikka, anche il cavolfiore fritto che mi fa impazzire. C'era un pollo piccante, molto piccante, ma soprattutto il chicken tikka. Se non sapete di cosa si tratta, vi consiglio di provarlo in un bel ristorante indiano, perché è tipo la mia cosa preferita della cucina indiana. Questo chicken tikka me lo mangio, buonissimo, ragazzi. Aspetta, scusatemi, posso riascoltare come si dice? Magari lo cerchiamo a parte. Come si scrive? Male. Ho trovato un buffet di cibo indiano molto buono, che però essendo in un hotel immaginavo fosse sicuro. Tra le varie cose c'è chicken tikka. Aspetta. Ragazzi, impariamo anche cose che non mangeremo mai, però vediamo come... Tikka masala, ma che significa? Pollo tikka è un piatto delle cucine indiane e pakistane diffuso in tutta l'Asia, marinando pezzi di carne, già marinare,
Una mistura di spezie e yogurt. La carne viene poi cotta su degli spiedini di un tipico forno d'argilla chiamato tandoor. La parola ticca significa letteralmente parti, pezzi. No, ma possono essere tante cose, ragazzi. Può essere anche il latte con il quale hai marinato il pollo, capito? Ci sta, dai, vediamo. C'era il chicken tikka, anche il cavolfiore fritto che mi fa impazzire. C'era un pollo piccante, molto piccante, ma soprattutto il chicken tikka. Se non sapete di cosa si tratta, vi consiglio di provarlo in un bel ristorante indiano. L'ho appena cercato, la mia cosa preferita della cucina indiana. Questo chicken tikka me lo mangio, buonissimo, raga, morbido, speziato il giusto. Vado subito per fare il bis, ma quando faccio il bis mi accorgo mangiandolo che è molto più strano di prima. Taglio con la forchetta un altro bocconcino che avevo preso e mi rendo conto che forse è un po' strano che tagli il pollo con la forchetta. Effettivamente dentro era tutto rosa, ma si tagliava come si taglia il tonno. Però era pollo. Che cosa mangiato. Fatto sta che lì faccio un passo indietro, dico fermi tutti, domani devo prendere l'aereo presto, non ho intenzione di stare male. Esattamente quello che ho fatto, sono stato male. Mi sono dato un po' di tempo per la digestione, finito di fare le cose che dovevo fare, sono andato a dormire con la borsa già pronta per la mattina dopo e mi sono svegliato nel giro di qualche ora con dei dolori lancinanti che mi hanno fatto pensare, ma non è che magari ieri ho mangiato una palla chiodata e non me ne sono accorto? Un bruciore atroce alla bocca dello stomaco, degli spasmi fortissimi che piano piano scendevano e sfociavano in me che andavo a disintegrare il bagno. Ho messo a dura prova l'antisismicità di quell'hotel. Quei dolori non passavano e nel momento in cui mettevo in bocca anche soltanto un goccio di acqua, ripartivano delle veramente raffiche di fitte, proprio pungenti, taglienti, che mi hanno ricordato la mia ultima intossicazione alimentare. Però a sto giro non ho sboccato. Il problema è che ho continuato a stare male e non riuscivo a mettere in bocca niente, non riuscivo a mangiare. Però dopo un po' di ore mi venivano anche i crampi della fame, quindi tentavo di mangiare qualcosa in aereo. Puntualmente sull'aereo volavo Air India, ti davano il cibo super speziato, super super indiano. Sono veramente contento che l'aereo non sia precipitato per colpa mia. È stato bruttissimo, ragazzi, anche adesso nel momento che sto registrando, perché ho detto contento che l'aereo non sia precipitato per... Dov'è la videocamera? Ah, ma sono gli occhiali. No, vabbè, ragazzi, voglio questi occhiali, li voglio. Colpa mia. È stato bruttissimo, ragazzi, anche adesso nel momento che sto registrando, perché ho detto faccio il video prima che mi dimentico i dettagli. Mi fa ancora male lo stomaco, faccio molta fatica a digerire e ho seriamente paura che questa cosa possa continuare per altri giorni, perché sono già passati 5 giorni. No, 6 giorni. Sono 6 giorni che sto male di stomaco. Sto prendendo tutte le medicine consigliate dalla mamma, però raga, è successo. L'India mi ha sconfitto. Mi raccomando, quando andate in India, state attenti, state attentissimi. Avete presente i tipi che si mettono le spade in gola? Quella è la sensazione quando bevo anche un pochino di acqua. Quindi sto andando avanti a camomilla calda e verdure bollite, riso in bianco. Però mi piace mettere un po' di piccante sulle verdure. A sto giro no, raga, distrutto, veramente bruttissimo. Vi consiglio caldamente, quando andate in India, di stare più attenti di quanto inizialmente abbiate pianificato. Se organizzate un viaggio in India, mettete in conto la possibilità di stare male. Non fidatevi nemmeno del cibo degli hotel, state attentissimi. Poi vabbè, sono sicuro che non vi succederà niente, che vi godrete il viaggio. L'India è un po'... Sono sicuro che non ci andrete mai in India, ma perché chi ci va? Ma comunque, sono stupendo, dove tra l'altro si mangia anche molto bene. Però è un dato di fatto che le condizioni igieniche in cui viene preparato cibo non siano proprio molto simili a quelle alle quali noi siamo abituati. Quindi Ocio, ma anche Orecio. Noi ci vediamo lunedì alle 19 per una nuova... Ocio, ma anche Orecio. E noi ringraziamo il nostro Balini, si chiama Ciao Nico, in questi casi prova l'IF, Intermittent Fasting, per chi non lo sapesse, digiuno intermittente, facendo un classico 16/8, facendo, sì Albi, sì, facendo un classico 16/8, un abbraccio. Bene, questo l'abbiamo reactato, va bene, ovviamente ringraziamo Nicolò per... lui ci mostra, no, quei posti nei quali non andrei neanche pagato, ragazzi, neanche se mi pagassero a me per andarci, ma comunque c'è chi ci va.